Sono Rosaria Campioni, sovrintendente per i beni di prade alimentari della Regione Emilia-Romagna e vi parlerò di cinquecentina. Che cos'è una cinquecentina? Non è una piccola automobile, ma è un libro stampato tra il 1501 e il 1600 compresi. Si tratta di una partizione cronologica e quindi in un certo senso di comodo. Racchiude un secolo che comprende una produzione libraria molto articolata e molto diversificata. Potremmo innanzitutto dividere il secolo in due grandi periodi. Il primo periodo, che comprende il ventennio o il primo quarto di secolo, in cui le cinquecentine sono ancora molto simili agli incunaboli. Gli incunaboli, ossia i libri prodotti nel 400, che avevano a modello il manoscritto. Basti guardare un incunabolo famoso come questo di Baldassarre Zorbidi di Bologna, posseduto dall'Archiginnasio, per notare come questo incunabolo assuma modello proprio il manoscritto e abbia la prima iniziale lignata e sotto abbia lo stemma del possessore. Ecco, i primi libri del Cinquecento imitano gli incunaboli sia per quanto riguarda il formato, utilizzando soprattutto formati grandi come le grandi edizioni giuridiche in foglio, sia per quanto riguarda il frontespizio, che dà pochissimi elementi, quasi sempre solo il titolo. Il grosso invece delle notizie relative alla tipografia, alla produzione tipografica, è riservato e relegato nel Colophon, l'ultima carta. Dopo il primo ventennio del secolo XVI, il libro diventa sempre più moderno, come lo conosciamo noi. Assume un rilievo davvero enorme il frontespizio, ha sempre di più valore informativo, comunicativo, quindi a maggiore risalto l'autore, il titolo, le note tipografiche. Spesso nel frontespizio appare anche la marca tipografica. Marca tipografica che quella degli inizi, le marche tipografiche del primo ventennio erano molto semplici, imitavano gli incunaboli, erano quasi sempre un cerchio in cui erano scritte le iniziali del tipografo, sovrastato da una croce, una doppia croce, una tripla croce. E dopo invece le marche diventano sempre più elaborate e spesso vediamo anche sul frontespizio delle marche parlanti. Ad esempio la marca tipografica di Giovanni Battista Porta, che è della fine del Cinquecento, un tipografo attivo alla fine del Cinquecento, ha proprio un portale. Così anche per quanto riguarda altri elementi come le iniziali diventano sempre più istoriate, anche se sono parlanti, abbiamo delle iniziali molto belle, ad esempio la P rappresenta Polifemo, la O Orfeo e così via. Però una novità del Cinquecento senz'altro riguarda i caratteri. Mentre per quanto riguarda gli incunaboli, i caratteri prevalenti erano quello gotico e quello romano, questa ad esempio abbiamo una R, carattere romano, all'inizio del Cinquecento un grandissimo tipografo, editore veneziano come Aldo Manuzio commissiona all'incisore bolognese Francesco Griffo il corsivo. Ebbene, questo carattere ha un'importanza enorme per quanto riguarda la fortuna della stampa, perché è un carattere che si presta anche per libri di dimensioni più piccole. Quindi il libro comincia a diventare più piccolo, comincia a diventare più maneggevole, a circolare meglio, ad allargare il pubblico dei lettori. Nel Cinquecento il mercato librario si fa sempre più complesso. Nel XV secolo la domanda era superiore all'offerta. Nel XVI si rovescia questa posizione. Quindi gli editori e i tipografi cercano di avere privilegi. Quindi spesso vediamo sulle opere il privilegio di pubblicarle per un certo periodo. Ad esempio, nel Principe di Niccolò Machiavelli del 1532 sul frontespizio appare appunto un privilegio di stampa di 10 anni. Inoltre vi sono contraffazioni, vi sono centri che aumentano la loro importanza, come Lione, Basilea, Parigi, e poi
c'è il grosso tema della censura, di cui non si può parlare in breve, ma va tenuta presente. Tenuta presente anche perché l'indice dei libri proibiti colpisce opere molto importanti, appunto anche tra queste Il Principe di Niccolò Machiavelli. Per quanto riguarda la catalogazione di questo importante patrimonio, occorre ricordare il censimento delle cinquecentine italiane promosso dall'Istituto Centrale per il Catalogo Unico nei primi anni Ottanta. L'Istituto per i Beni Culturali ha partecipato al censimento non limitandosi semplicemente alla catalogazione delle edizioni italiane, ma anche censendo tutte le cinquecentine presenti in 240 istituti della nostra regione, per un totale di circa 200.000 esemplari, di cui ha rilevato i dati. Sono dati preziosi per capire i fondi storici delle nostre biblioteche e non solo, anche per motivi di tutela, dato che la Soprintendenza per i beni